Bene, la volta scorsa siamo rimasti fermi su questa slide di introduzione agli acciai speciali da costruzione. Acciai speciali da costruzione che vediamo essere degli acciai nei quali il ruolo svolto da molti elementi chimici è quello sostanzialmente di incrementare la resistenza senza perdere in tenacità. Questo lo si ottiene appunto giocando con alcuni elementi chimici, giocando, come vedremo fra poco, con il trattamento termico, che sarà sempre sostanzialmente, con tutte le modifiche opportune della tipologia del sottogruppo, una tempra e un rinvenimento. Chiaramente poi questo trattamento andrà adattato volta per volta a seconda del sottogruppo che andremo a considerare. Il motivo per cui abbiamo messo questi vari elementi, sceglieremo questi elementi chimici come elementi per i nostri acciai da speciale da costruzione, l'abbiamo appunto raccontato la volta scorsa, ogni volta tenteremo appunto di incrementare una proprietà meccanica senza andare a scapito delle altre, come purtroppo spesso succede. Come abbiamo già elencato la volta scorsa, ci sono diversi sottogruppi che compongono questo gruppo di acciai speciali da costruzione: acciai da bonifica, acciai da nitrurazione, acciai da recementazione, acciai per molle, acciai per temperanti, acciai speciali per cucina e arrotolamento, acciai per funi, acciai per particolari applicazioni, acciai maraging. Di tutti questi, in realtà, quelli molto legati normalmente saranno solamente gli ultimi, mentre invece gli altri spesso avranno quantità di elementi lega abbastanza ridotti, ma che avranno appunto un ruolo importante nel definire le proprietà meccaniche del nostro acciaio. Vi ricordo appunto la variazione delle proprietà, per esempio di trazione, di senza trazione, per i casi in cui abbiamo a che fare con un acciaio senza elementi che vadano a formare carburi, ad esempio, oppure elementi a destra in cui abbiamo la formazione di carburi durante il processo di rinvenimento, con appunto quello che viene chiamato indurimento secondario. Nel primo caso, a sinistra, avremo un indurimento legato sostanzialmente in questo acciaio al carbonio e all'effetto soluzione solida, ma in questo caso piuttosto all'incremento della frazione volumetrica di perlite. A destra invece la linea tratteggiata farà riferimento appunto alla precipitazione di carburi dovuta alla presenza sia di carbonio che di elementi carburigeni. Per gli acciai da bonifica, questi sono gli elementi massimi che abbiamo all'interno, sostanzialmente un tenore di carbonio ampiamente ipodettoidico, con un tenore di manganese. Il manganese è un elemento chimico che vi aumenta l'R con S e l'R con M senza grandi spese, che va sotto l'1,7%, un po' di nigro, un po' di cromo, sono gli elementi più comuni all'interno degli acciai da bonifica, quindi in realtà sono elementi chimici che si prestano abbastanza bene all'incremento delle proprietà meccaniche. Del molibdeno, che ha sempre il ruolo di eliminare la fragilità del rinvenimento grazie alla presenza del cromo, e poi del vanadio, che vi affina il grano e che vi dà un incremento di resistenza dove possa anche precipitare un po' di carburi di vanadio. Questa a destra che vedete è l'evoluzione delle proprietà meccaniche con la temperatura di rinvenimento, quindi in realtà per questi acciai non si giocherà solamente con la composizione chimica, ma come vedete possiamo ottenere delle proprietà meccaniche, per esempio una resistenza massima che va da circa 1100 fin sotto i 900 megapascal, giocando semplicemente all'interno di 100 gradi di rinvenimento. Quindi in effetti, a seconda di quanto decomponiamo la martensite, noi riusciamo a ottenere, per temperature più basse, resistenze maggiori ma conduttività e resilienza inferiori. Per temperature più alte abbiamo appunto un calo anche abbastanza importante della resistenza a trazione, ma conduttività, la percentuale, e con la resilienza, KC in questo caso, dato che KC1, che cresce in maniera importante. Per i nostri acciai da bonifica ne abbiamo un'infinità, poi in realtà commercialmente disponibili ne troverete 3-4, non è che ne troverete molti di più, ma qui vi voglio dare un panorama abbastanza ampio. Partendo da un acciaio C25, che chiaramente possiamo immaginare sostanzialmente non tanto temprabile, perché appunto non c'è elementi di lega che ti spostino tanto verso destra le curve CCT, giusto un pochino il manganese, ma il manganese con queste percentuali sostanzialmente non è un elemento di lega, infatti lo vediamo anche negli acciai che hanno un po' più di elementi di lega, scendendo giù nella tabella, la prima tabella in alto, osserviamo per esempio che il manganese non compare neanche nella designazione, quindi in realtà mettendo un po' più di elementi di lega all'interno, un po' di nickel, un po' di cromo, un po' di molibdeno, andiamo a rendere l'acciaio via più temprabile, e questo lo vediamo nelle resistenze meccaniche offerte, che per gli stessi acciai della tabella superiore e nella tabella inferiore vanno a crescere man mano che aumentiamo il tenore degli elementi di lega, con una riduzione dell'allungamento percentuale a rottura sostanzialmente minimale e addirittura la resilienza che praticamente resta invariata. Quindi in realtà
vediamo che l'aumento degli elementi Lega all'interno ci dà una resistenza di tutto rispetto. I valori che possiamo ottenere per gli elementi un po' più, per gli acciai un po' più legati, cominciano a essere di assoluto interesse. Per gli acciai da misurazione, sono acciai che vi ricordo sono trattati per 50 ore a 500-550 gradi. È un rinvenimento molto lungo, quindi sostanzialmente basta fare una tempra e il rinvenimento del cuore viene assicurato dal processo di nitrazione stesso. Quindi durante la nitrazione stessa noi avremo in realtà almeno due fenomeni che si sovrappongono. Uno che riguarderà il cuore, ovvero quello della bonifica del nostro cuore, una bonifica importante ma comunque un buon effetto sul cuore stesso, sulla sua tenacità, e contemporaneamente l'aggiunta di azoto sullo strato superficiale, circa appunto un decimo di millimetro, se consideriamo semplicemente la parte di combinazione, ma potrebbe anche essere un po' più profondo se prendiamo anche la parte di diffusione, con appunto questa combinazione finale di buona tenacità nel cuore e buona durezza superficiale che vi dà quelle caratteristiche utili per organi meccanici tipo ad esempio rotte dentate. Vi ricordo che per quanto riguarda gli acciai da nitrurazione, le percentuali ottimali sono quelle che vedete qui nella tabella, nella sequenza: carbonio sotto lo 0,5, alluminio sotto l'1%, il cromo sotto l'1,7, il molibdeno sotto lo 0,3, dove vabbè, il carbonio vi dà un po' di resistenza a trazione, l'alluminio e il cromo sono lì perché devono darvi la nitrurabilità, chiamiamola così anche se non esistono i termini, ovvero la possibilità di formare nitruri molto duri, molto fragili sulla superficie. Il molibdeno viene aggiunto per eliminare il problema della fragilità dell'elemento, che è un problema che vi si presenta laddove appunto abbiate il cromo, che ce lo mettete perché appunto vi serve la durezza superficiale, e abbiate appunto un rinvenimento come quello che appunto può essere classificato la nitrurazione per queste durate così lunghe. Sotto abbiamo qualche designazione, imparate a leggerle, per cui 41 cromo, alluminio, molibdeno 7, 0,41% di carbonio, 7 diviso 4, 1,65, 1,75, insomma siamo lì come valore, e poi poco altro all'interno, quindi vediamo l'alluminio e un po' di molibdeno, ma indicati solo come presenza e non come percentuale all'interno della nostra designazione. Per gli stessi acciai notate che sotto vediamo le proprietà a trazione, non sono molto diverse da quelle che abbiamo visto poco fa per gli acciai da bonifica, perché in realtà questo è tutti gli effetti, un acciaio da bonifica a cui aggiungiamo un po' eventualmente d'alluminio per aumentare la durezza superficiale, ma la massa del nostro pezzo come resistenza a trazione è esattamente analoga a quella degli acciai da bonifica visti precedentemente. Quindi mnemonicamente, come possiamo vedere, dato che la nitrurazione non vi dà particolari indicazioni negative per l'aggiunta degli elementi chimici, ma solamente indicazioni diciamo positive, cioè io aggiungo degli elementi per avere degli effetti ma non ho degli elementi particolarmente negativi, premesso che posso nitrurare praticamente qualsiasi tipo d'acciaio, in realtà per ricordarselo prendiamo un acciaio da bonifica, ci aggiungiamo un po' di alluminio, cromo e molibdeno ci stanno sempre anche lì nell'acciaio da bonifica, là dove li vogliamo, e otteniamo gli acciai da nitrurazione senza grande difficoltà. Per la cementazione la cosa è leggermente diversa, perché abbiamo un elemento particolarmente negativo che è il carbonio, non perché sia negativo di per sé, ma quanto perché ci crea problemi dal punto di vista della cementabilità del nostro acciaio. C'è questo limite molto ballerino relativo al manganese, qua è indicato al 2%, ma in molti testi vengono indicati valori molto più bassi a causa della forte fragilità indotta sul strato cementato. Il manganese di per sé non farebbe male all'acciaio, anzi tra poco vedremo che viene aggiunto in percentuali anche abbastanza importanti, ma ci sono esperienze molto spiacevoli per quanto riguarda la resistenza, la fragilità degli acciai troppo ricchi in manganese nel caso di cementazione. Come vedete qui c'è un po' la lista degli elementi acciai che possono essere cementabili. Il carbonio è sempre molto basso, a rigore posso cementare anche un C10, che appunto un C10 è un acciaio assolutamente non legato, con poco carbonio. Se ho poco carbonio, non ricordo se ho qui, no, non ci sta, se ho poco carbonio ho sostanzialmente una bassa temperabilità, non ho elementi chimici che mi danno una grande resistenza meccanica indotta da processi quali soluzione solida, quali per esempio precipitazione di carburi, quindi in realtà mi aspetto una resistenza a trazione abbastanza bassa, e questa la posso sostanzialmente andare a vedere anche qua
se io ho qui un C25 che ha già più carbonio rispetto all'altro, quindi in realtà c'ha già più perlite rispetto all'altro, l'aereo con M625, un C10 mi aspetto un 500 MPa, non mi aspetto chissà che cosa come aereo con M, quindi valori piuttosto bassi. Vediamo appunto che nel caso di questi acciai da cementazione è opportuno che la composizione chimica si arricchisca di altri elementi chimici che ci aumentino la resistenza meccanica della matrice, altrimenti il basso metallo di carbonio ci dà enormi problemi sulla resistenza della massa del pezzo. Quindi ricordiamoci sempre, nel pezzo da cementazione per noi è importante intanto offrire una buona resistenza meccanica del cuore del pezzo, buona resistenza, buona tenacità, buona duttilità, dopo appunto il processo di tempra e rinvenimento, e poi una purezza superficiale importante per quello spessore, abbiamo detto essere intorno al millimetro. Acciai per molle, qui chiaramente non stiamo parlando delle molle delle vostre penne, d'accordo? Stiamo parlando di molle un po' più evolute, sono molle per esempio per treni, sono molle che hanno la necessità di sostenere carichi molto importanti ciclando il campo elastico. In questo caso il modo più semplice per incrementare il valore di resistenza allo sdentamento è quello di aumentare silice e manganese, che arrivano anche a valori intorno al 2% in entrambi i casi. Abbiamo valori di carbonio non particolarmente importanti, anche se possono arrivare anche con un C100 a valori iperdettoidici, la prima volta forse lo vediamo, ma in realtà in questo caso poi rischiamo di avere una fragilità abbastanza elevata, quindi dobbiamo avere materiale che abbia anche un minimo di tenacità, anche se poi in realtà la presenza del silice in particolare non ci dà però di sicurezza appunto della tenacità del nostro pezzo. Un esempio di acciaio un po' più legato, non è legato, attenzione, e questo 56 silicio cromo, 52 silicio cromo nickel 5, dove appunto abbiamo 0,52% di carbonio, 0,8% di manganese, 1,35% di silicio e qualcosina di cromo, che ci dà valori di sdentamento pari a 1200 MPa. Quindi attenzione, R con S, non R con M, non il valore massimo, ma il valore addirittura di sdentamento. Quindi riusciamo poi ad applicare carichi in campo elastico potendo ciclare senza grandi difficoltà con valori importanti del R con S. Perché per noi è importante avere un alto R con S? Perché se ho un alto R con S posso fare oggetti manufatti a sezione più ridotta e quindi chiaramente alleggerire il mio manufatto e volendo l'intera struttura. Autotempranti. Con gli autotempranti stiamo parlando di acciai che prendono tempra in aria, quindi in realtà quello che per noi sarebbe normalmente un processo di normalizzazione. In questo caso, grazie alla particolare composizione chimica, in cui abbiamo un tenore di carbonio, più tenore di nickel, più tenore di cromo, compreso fra 5 e 7, con le forchette di questi tre elementi che devono oscillare intorno a questo intervallo, vediamo che le curve CCT hanno un andamento tale per cui appunto mediante semplice raffreddamento in aria calma il nostro acciaio prende tempra. Con un leggero rinvenimento a 200 gradi riusciamo a ottenere un andamento, una resistenza meccanica che può arrivare a valori anche molto alti di 2000 MPa. Qui vediamo l'evoluzione, le proprietà meccaniche di uno di questi acciai e vediamo il perché intorno ai 200 gradi. Vedete, intorno ai 200 gradi ottiamo una serie di massimi, è chiaro che poi possiamo anche andare a temperature più alte, ma perdiamo i vantaggi dell'autotemprante e otteniamo poi in realtà un normale bonificato. Quindi in realtà questi acciai che dopo ricottura hanno una struttura ferritica possono offrirvi valori di sdentamento anche molto molto importanti, senza rottura, scusatemi, anche molto importanti. Acciai per cuscente arrotolamento. Si tratta di acciai molto particolari perché, allora, intanto dal punto di vista anche economico, anche militare, i cuscinetti a rotolamento sono degli organi meccanici estremamente importanti. Vengono usati come parametro per stabilire come sta andando l'economia, ad esempio. Avete visto che ogni tanto si fanno le proiezioni economiche, l'industria sta andando bene, l'industria sta andando male. Uno dei tanti parametri utili che vengono considerati è quanti cuscinetti vengono venduti. Perché? Perché se vengono venduti tanti cuscinetti vuol dire che l'industria sta funzionando molto bene, abbiamo tante rotture in esercizio e quindi in realtà ci sono tante sostituzioni richieste. Se sta andando male, le sostituzioni richieste sono più basse, quindi in realtà questo può essere un parametro di macroeconomia abbastanza utile. In caso di guerra, questo fu un tentativo durante la Seconda Guerra Mondiale, più da parte degli alleati, in cui praticamente tentarono di interrompere l'attività produttiva tedesca bombardando le fabbriche di cuscinetti a rotolamento. Non ci riuscirono, però l'idea era buona di fondo.
perché in effetti ogni organo meccanico, ogni macchina ha cuscinetti a iosa, perché permette appunto il movimento rotatorio con la minore quantità di attrito possibile, quindi il tentativo di distruggere queste fabbriche fu un tentativo sensato, anche se poi in realtà non ci riuscirono a distruggere tutte e quindi in realtà a bloccare l'attività produttiva dell'industria tedesca. Tipicamente si impiegano acciai iperodettoidici con un'esigenza duplice, cioè avere una grande lavorabilità dopo ricottura e avere un'elevata resistenza meccanica dopo tempra. Quindi in realtà vediamo che otteniamo, che abbiamo degli acciai tipo 100 cromo 6, 17 nickel cromo, in questo caso un caso un po' particolare, oppure l'X105 cromo molibdeno 17, dove abbiamo, se possiamo, ampiamente iperodettoidici. Notate quelle due indicazioni che abbiamo sopra, zolfo sotto lo 0.03%, fosforo sotto lo 0.03%, con un'indicazione anche sulla somma zolfo più fosforo. È il primo caso in cui troviamo appunto che questi due elementi debbono essere controllati non solo come elementi singoli, ma anche nella loro somma, che deve essere inferiore ai loro percentuali singole. Cosa dire in realtà? Possiamo osservare in questo caso, ad esempio, valori estremamente importanti di cromo, cromo che supera abbondantemente in questo caso il 12%, ricordate per questo valore, perché lo vedremo probabilmente nella prossima lezione, il 12% è quello che viene indicato come classico limite di inossidabilità, cioè quel valore di cromo oltre il quale l'acciaio è definibile come inossidabile. Qui in questo caso non è il motivo per cui abbiamo questo acciaio, perché contenuti così importanti di carbonio, oltre l'1%, la maggior parte di questo cromo è legato a formare carburi, quindi in realtà non è disponibile a formare uno stato inossidabile. Quell'acciaio non è inossidabile, quell'acciaio in realtà ha un'elevata resistenza meccanica grazie alla grande quantità di carburi presenti all'interno del nostro acciaio. Acciaio per funi. Intanto ricordiamoci come è fatta una fune, per esempio, per funivia. Non so se avete mai guardato con attenzione, oltre a guardare il panorama, insomma, guardare anche i cavi. I cavi in realtà non sono un manufatto unico, un estruso unico, in realtà sono fatti a tanti trefoli, sono tanti filetti intrecciati fra loro con un certo passo, e quindi in realtà c'è anzitutto un problema importante nella produzione del trefolo, perché io ho un filettino dell'ordine di qualche millimetro, un millimetro ad esempio, poniamo, ebbene per poter trafilare il trefolo mediante appunto questo processo di formazione plastica importante, devo essere certo che non mi si rompa durante la produzione. Se io ho un diametro di un millimetro e ho inclusioni o porosità dell'ordine di 10 micron, comincio ad avere delle porosità, delle discontinuità che sono dell'ordine addirittura della dimensione del manufatto. Quindi in realtà si tratta di acciai che devono essere molto puliti, cioè con pochissime inclusioni, non devo chiaramente presentare porosità, che queste sono assolutamente inaccettabili anche in altri manufatti. In questo caso spesso si adopera un trattamento termico strano, che è un trattamento termico nel quale l'acciaio viene temprato in piombo fuso, chiamato patentamento. Tipicamente abbiamo un carbonio compreso tra 0,2 e 0,9, ovviamente vogliamo valori di snervamento i più alti possibili, e possiamo ottenere valori di resistenza a trazione abbastanza importanti. Qui bisogna conciliare una grande lavorabilità plastica mediante trattatura con resistenza meccanica finale elevata, quindi in realtà è una combinazione spesso difficile da raggiungere. Appunto, questa scelta può essere buona. Valori di silicio e di manganese non particolarmente elevati, sotto i valori che vengono considerati spesso come valori di elementi di lega. Acciai speciali per particolari applicazioni. Qui abbiamo degli acciai che sostanzialmente devono essere di grande lavorabilità. Sono questi, sotto questo cappello, sono acciai che hanno o alti tenori di zolfo, che è un elemento normalmente non considerato un elemento di lega, o alti valori di piombo. Vediamo un po' di che stiamo parlando. Guardate qui, 10 zolfo 22, c'è lo 0,22% di zolfo, in questo caso il coefficiente è 100, tanto per fare appunto, per dare un po' un'indicazione. Come avevo già accennato, si tratta di acciai nei quali i solfuri o il piombo svolgono il ruolo di lubrificante durante il processo di asportazione di idrogeno. Perché questo? Chiaramente cercheremo di ottenere solfuri basso fondenti, oppure nel caso del piombo, il fatto che il piombo sia totalmente immiscibile nell'acciaio comporta la formazione di micro goccioline all'interno dell'acciaio, goccioline basso fondenti, e quindi quando arriva il nostro utensile che deve lavorare, per esempio al tornio,
esempio, solo un esempio, il nostro acciaio, l'asportazione del materiale avverrà con un distacco di trucio tale da non impastare l'utensile stesso, e quindi in realtà questa sorta di autolubrificazione consentirà un'elevatissima lavorabilità dell'acciaio. Chiaramente stiamo parlando di acciai che non avranno grandi proprietà meccaniche, ma laddove vi occorre qualcosa che sia lavorabile senza grandi proprietà meccaniche, una statua, un lampione artistico, una, che so, un oggetto di forma strana ma che non viene sollecitato particolarmente, questi acciai possono essere sicuramente una buona scelta. Acciaima Raging. Ebbene, questi acciaima Raging sono i primi autolegati che andiamo ad incontrare. Vanno un attimino capiti perché appunto sono degli acciai in cui gli elementi di lega non stanno al 2-3-4%, ma arrivano fino al 30%, quindi in realtà sono acciai di elevato costo. Per farvi capire quanto sono importanti, se avete presente quelle immagini nelle quali vedete atterrare un aereo su una portaerei, se vi avete fatto caso, l'aereo atterra, c'è un gancetto dietro che aggancia, sì, va bene, si aggancia un cavo e quel cavo lo frena definitivamente l'aereo. Quel gancio è sollecitato pesantemente a trazione e a strappo, quel gancio è fatto in maraging, d'accordo? Sono acciai che devono avere prestazioni elevate con elevata resistenza a trazione, elevata resilienza, elevata tenacità, e il risultato di questo, di quello che vi sto per raccontare, appunto, consente di ottenere questa particolare combinazione di resistenza a trazione e tenacità, durezza, eccetera. Dal punto di vista della composizione chimica sono abbastanza curiosi. Anzitutto sono acciai con pochissimo carbonio, potrebbero essere classificati come extra dolci. Non solo il carbonio viene tolto, ma è considerato come dannoso, fra poco capiremo anche il perché. Il valore massimo è 0,03%, ma in realtà se ne mette anche meno, insomma, quindi in realtà non ci deve essere il carbonio. Abbiamo all'interno del nostro acciaio, del nostro acciaio maraging, una quantità di nickel compresa tra 17 e 25%, una quantità di molibdeno fra 3 e 5 e di cobalto fra 7 e 9. È la prima volta che incontriamo il cobalto. Vi ricordo che il cobalto non rimane in soluzione solida nel nostro acciaio, e vi ricordo che era l'unico elemento che spostava verso sinistra le curve CCT, quindi apparentemente dovrebbe essere una pessima influenza dal punto di vista dell'importanza dell'incremento della resistenza a trazione. In realtà poi lui agisce con un grande effetto di soluzione solida, dando fastidio molto alle dislocazioni, quindi rallentandole pesantemente. Fra le caratteristiche, fra l'altro in più abbiamo anche titanio e alluminio, ma in quantità molto molto più basse, ma nonostante siano molto basse, questi elementi hanno un ruolo, fra l'altro, lo vedremo fra poco, estremamente importante. Unico caso di quelli che incontreremo in questo corso, la trasformazione martensitica non avviene nella temperatura, ma avviene per permanenza isoterma. La domanda potrebbe sempre essere, ma come? Isoterma ed è sempre martensitica? La domanda diventa ancora più importante perché la martensite che otteniamo ha un reticolo cubico corpo centrato, perché non c'è carbonio, quindi in realtà non c'è nulla che distorca il reticolo. Ma se avviene in condizioni isoterme ed è cubico corpo centrato, perché la definiamo ancora martensite? Perché, e non ferrite, come dovrebbe essere, secondo quelli che ci siamo raccontati, perché la trasformazione avviene mediante spostamenti degli atomi di distanza inferiore a distanza interatomica, e tutto ciò che non avviene mediante diffusione è definibile come martensite. La durezza che otteniamo, invece di essere intorno ai 45 Rockwell, che è quella che otteniamo con una durezza normale, laddove abbiamo appunto un processo di tempra e rinvenimento, è molto più bassa, 30 Rockwell, ma perché non c'è carbonio, non c'è nulla che ci distorca il reticolo. Abbiamo al termine del processo una tenacità ottima, comportamento meccanico resta addirittura invariati fino a 500 gradi, fra poco vedremo il perché di questo caso. Quindi in realtà proprietà meccaniche ottime, resistenza a trazione buona, tenacità ottima, invarianza fino a 500 gradi. Questa combinazione la si ottiene grazie al fatto che il carbonio è molto basso e che il nostro acciaio è sottoposto a uno strano trattamento termico, che vedremo fra poco, chiamato maraging o martensite aging, cioè invecchiamento della martensite. Con questo acciaio possiamo ottenere, con questo tipo di trattamento, con questa combinazione chimica, combinazione di elementi chimici, possiamo ottenere rapporti R con S fratto R con M intorno a 1, con valori di R con S intorno ai 2000 MPa. Quindi in realtà vuol dire che noi stiamo sfruttando il nostro acciaio al massimo delle sue prestazioni, con prestazioni molto alte. Per capire come riusciamo a ottenere questo risultato, partiamo dal diagramma ferro-nichel, che vediamo qui in figura.
diagramma ferro-nichel che ha una caratteristica molto importante. È una caratteristica che abbiamo già visto anche nel ferro-carbonio, ma nel ferro-carbonio abbiamo fatto un po' finta di niente. Se vi ricordate, nel diagramma ferro-carbonio, noi abbiamo sempre detto che abbiamo per esempio A con 3, però in realtà dovremmo sempre parlare di AC3, AR3, perché in realtà, a seconda che stiamo riscaldando, raffreddando, le curve di trasformazione si spostano. Non abbiamo mai troppo esaltato questo aspetto, però è un aspetto che abbiamo capito essere esistente. Ci sono degli elementi chimici nei quali le trasformazioni alfa-gamma in realtà si spostano pesantemente a seconda che stiamo riscaldando o stiamo raffreddando. Uno di questi è certamente il nickel. Guardiamo in questo diagramma qua a destra. Se stiamo raffreddando, la trasformazione gamma-alfa si sposterà verso il basso. Se stiamo riscaldando, si sposterà verso l'alto. Quindi c'è una forte isteresi della trasformazione alfa-gamma o gamma-alfa che per certe percentuali può diventare, guardate qua ad esempio per il 20% di nickel, al raffreddamento avviene a 200 gradi centigradi, al riscaldamento avviene a 600 gradi centigradi, 400 gradi di differenza nella trasformazione fra alfa gamma e gamma alfa. Negli acciama raging, l'aggiunta degli altri elementi di lega addirittura aumenta ulteriormente questa separazione. D'accordo? Perché a questo punto nickel compreso fra 17 e 23? Guardiamo il diagramma. 17 sta qui, 23 sta qui. Ora, il problema grosso è che, ricordando che gli altri elementi lega allargano ulteriormente questo divario, questa isteresi fra trasformazione di raffreddamento e trasformazione di riscaldamento, se il nickel è nel nostro acciaio maraggine inferiore al 17%, durante il riscaldamento posso avere una frazione di ferrite non trasformata. Se il nickel è maggiore del 23%, posso avere una frazione di austenite residua che non si trasforma. Invece in realtà in questi acciai si vuole una trasformazione completa dell'acciaio stesso. Quindi in realtà la presenza di molibdeno e titanio allarga ulteriormente questa isteresi. Il trattamento di maraging è quello che vedete qui in figura, la sequenza. Cerchiamo di capirla. Intanto si porta il pezzo in forma, laminazione, turbinatura, quello che deve essere. Dopodiché, ricordiamoci che questo acciaio viene fornito dopo solidificazione. Una solidificazione normalmente ci dà sempre grani o particelle o precipitati abbastanza grossolani. Ci aspettiamo una forma di precipitati piuttosto grossolana. I precipitati in questi acciai non sono carburi. Ovviamente non possono neanche essere ossidi, perché sennò potrebbe dire che abbiamo sbagliato a fare l'acciaio, che l'ossido non lo vogliamo mai, ma sono composti intermetallici. Questi composti intermetallici sono dovuti alla presenza del titanio e dell'alluminio. Sono quelle particelle estremamente piccole, estremamente fini, che sono molto più piccole e fini rispetto ad esempio ai carburi, grazie al fatto che sono ottenute mediante più metalli che si uniscono fra loro. Non c'è un metalloide, il carbonio, l'azoto, o peggio ancora l'idrogeno, che diffonde molto bene. Quindi in realtà, a parità di condizioni di temperatura e di tempo, i metalloidi che vengono a formarsi, gli intermetallici che vengono a formarsi sono sempre piuttosto piccolini, ma dopo solidificazione in realtà sono abbastanza grossolani. Quindi il primo passaggio dopo la fucinatura o laminazione sarà quella di una solubilizzazione in realtà, che si effettua a 820 gradi, più o meno 25 gradi, quindi una temperatura piuttosto precisa di solubilizzazione, che servirà a solubilizzare i composti intermetallici grossolani eventualmente precipitati durante tutta l'evoluzione che ha avuto questo nostro acciaio nel processo di produzione. Dopodiché si raffredda in aria fino a temperatura ambiente, con la speciale composizione chimica che ha, si ottiene una struttura completamente martensitica, ma una martensite strana, cubica corpo centrato, a bassa durezza. A quel punto si alza la temperatura a 480 gradi, notate l'intervallo è estremamente ristretto, cioè bisogna essere molto precisi. Normalmente negli acciai si va a più 30, più 40 gradi, più o meno 50 gradi, non si è così precisi. Più o meno 15 gradi vuol dire 480 gradi, insomma. Si va a questa temperatura per 3-6 ore. Che succede a questo punto? I nostri composti intermetallici che avevamo solubilizzato precedentemente riprecipitano, ma stavolta molto fini. In pratica la sequenza che osserviamo è questa. Si parte da un acciaio
che ha una sua grana e che presenterà dei composti intermetallici preferenzialmente al bordo grana, ma non solo, grossolani. Questa è la situazione che ho qua sopra, prima della solubilizzazione. Quando solubilizzo, 880 gradi, solubilizzo tutto, più raffreddamento, aria, e ottengo una struttura che è martensitica ma cubica corpo centrato. Quando poi vado a invecchiare a 480 gradi, otterrò una grana abbastanza invariante, ma tante particelle tipo TAL2 composti intermetallici che saranno morfologicamente diversi da questi che avevamo prima, composizione chimica identica. Se ci stava TAL2, sempre TAL2 abbiamo, ma che saranno molto diffusi nella nostra microstruttura e che avranno una grande capacità di bloccare le dislocazioni insieme a una matrice che è sostanzialmente tenace, che è quella di questa martensite strana, che appunto ha una grezza bassa con una buona tenacità. Alcuni esempi di acciai managing li vediamo qua sotto: 18 nickel 200, 18 nickel 300. Queste sono designazioni commerciali, non seguono la designazione secondo uni, quindi in realtà non ci provate neanche a giocare con il tenore di carbonio. Qui se no, altrimenti avremmo avuto 0,18% di carbonio ed è sbagliato, perché abbiamo bisogno di un carbonio estremamente basso, come abbiamo visto prima. E qui vediamo un po' di combinazioni particolari. Vediamo infatti che titanio e alluminio sono bassissimi, ma svolgono un ruolo importante. Senza questi non abbiamo i precipitati di cui parliamo prima. Quindi in realtà l'alta resistenza a trazione è legata alla presenza sicuramente di questi elementi nickel, cromo, libideno, nickel, cobalto, ma libideno. Il cobalto svolgerà un ruolo fondamentale. Il cobalto lo rincontreremo con gli acciai per utensili, anche avrà un ruolo molto importante nell'incrementare la durezza, la resistenza a trazione, e appunto acciai che avranno un comportamento molto strano, cioè resistenza a trazione altissima, R con M, R con S, prenti identiche a 2000 MPa, ma tenacità e resilienza molto molto alte. Ritorniamo al carbonio. Perché il carbonio non ci deve essere? Perché se c'è carbonio, a parte che riabbiamo il problema della martensita, a quel punto del regolare corpo centrato, e non abbiamo i vantaggi di una martensite particolare, ma poi va a formare carburi, per esempio di titanio, e il titanio non può più formare i composti intermetallici. Quindi sì, ci sarà un po' di effetto indurente, ma non così buono come quello che abbiamo con i composti intermetallici. Per questo motivo è fondamentale che il carbonio sia bassissimo, ok? Bene, acciai per utensili. Qua stiamo parlando di qualcosa di diverso in realtà. Stiamo parlando di metalli, di acciai, che debbono lavorare mediante contatto altri materiali, sia essi metallici, sia essi non metallici. La sega che taglia il marmo, abbiamo avuto la marmeria qui sotto fino a qualche tempo fa. Un acciaio che deforma plasticamente un altro acciaio. E così via. Insomma, qui stiamo parlando da mini utensileria, la lima, a grandi utensili che vengono utilizzati per impianti industriali importanti. In realtà le richieste che vengono fatte a questo acciaio sono le più varie, perché dipenderà dal tipo di lavorazione che viene fatto. Una delle, come dire, dei problemi che vi trovate, comunque avete a che fare, sicuramente il fatto che se avete un metallo che sfrega, tocca un altro per tagliarlo, e la prima cosa che vi accorgete in questo movimento mano su mano si riscalda la mano, quindi c'è un problema grosso di riscaldamento. Da qui la necessità di avere una durezza elevata sia a caldo che a freddo, un'elevata capacità di taglio. Quando voi tagliate la bistecca, voi vedete che il vostro coltello rimanga tagliente anche dopo 3 bistecche, per cui chiaramente non volete che il tagliente salti. Evitare l'addolcimento per l'invenimento, cioè il vostro acciaio che sta lavorando altri materiali, sia essi metallici o non metallici,
non cambi di microstruttura durante il riscaldamento, durante l'utilizzo di questo acciaio stesso, elevata penetrazione di tempra, insensibilità alle spaccature per oscillazioni termiche. Non ci scordiamo che un'oscillazione termica comporta dilatazioni termiche più o meno differenziali, più o meno impedite, quindi quella che viene chiamata anche tecnicamente fatica termica, e quindi voi volete che ciò non avvenga, e poi sicuramente una buona resistenza all'usura. Molte di queste caratteristiche sono, volendo, più complicate di altre da ottenere, in alcuni casi possono anche essere in contrapposizione. Per tal motivo in realtà gli acciai protensivi si struttureranno in acciai per impieghi a temperatura bassa, dove a freddo si intenderà sotto i 300 gradi, quindi non più quel discorso che abbiamo fatto la volta scorsa, altre volte, sulla temperatura di reinstallazione, perché qui stiamo parlando sempre nell'esempio della bistecca e del coltello, non della bistecca, quindi il discorso relativo caldo-freddo, temperatura di cristallizzazione è relativo alla bistecca, per fare sempre questa similitudine. In questo caso stiamo parlando invece del coltello, e quindi in realtà per noi il freddo sarà sotto i 300 gradi, caldo sarà sopra i 300 gradi, e poi avremo così questi acciai rapidi che addirittura sono talmente importanti da meritarsi un sottogruppo nel processo di designazione, come abbiamo visto all'inizio di queste lezioni sugli acciai. Qui abbiamo a che fare con acciai in cui più ci si mette dentro meglio è, più elementi chimici mettiamo meglio è, anzitutto il carbonio, più carbonio mettiamo e più la durezza è alta, sopra lo 0,6, ma andiamo anche a valori anche pesantemente, vi ho detto, idici, e poi aggiunta di elementi che devono agire o come forti generatori di carburi, elementi carburigeni, oppure elementi che abbiano un effetto indurente mediante soluzione solida, quindi per esempio tungsteno, molibdeno, vanadio, cromo, che hanno un forte effetto di soluzione di indurimento mediante formazione di carburi, oppure ad esempio il cobalto, che invece ha un fortissimo effetto di indurimento mediante soluzione solida, mediante la sua diretta interazione con le dislocazioni. Alcuni aspetti importanti: processo per indurire la tempra, questa è banale, insomma, a cui seguiranno dei tempi di svenimento, ma sempre al di sopra della temperatura di fine utilizzo. Ebbene, questa ossidizzazione, più o meno per lo stesso motivo per cui abbiamo fatto il managing, questa solubilizzazione a monte, dato il fatto che questi acciai avranno spesso, quasi sempre, una grande quantità di elementi fortemente carburigeni, noi avremo la necessità di ossidizzare solubilizzando tutti i carburi che si sono formati, quindi spesso andremo sopra C3, ma di parecchio, non più di 50 gradi. Il che vorrà dire che rischieremo un ingrossamento del grano, vabbè, è un rischio che ci abbiamo, insomma, non possiamo fare altrimenti, se altrimenti l'acciaio che abbiamo diventa troppo fragile se non abbiamo solubilizzato tutti i carburi eventualmente precipitati. Le curve CCT sono totalmente diverse rispetto a quello che abbiamo visto fino adesso, perché la grande ricchezza di elementi chimici che andremo ad aggiungere man mano che vogliamo un acciaio a maggiori prestazioni ce le cambia completamente, quindi non vi aspettate le curve che avete visto fino adesso. E durante il rinvenimento, badate bene, non solo decomporremo la martensite, perché noi non vogliamo un acciaio fragile, questo è evidente, ma avremo un forte indurimento secondario, addirittura una durezza dopo rinvenimento che potrebbe essere superiore a quella della martensite ottenuta dopo tempra, grazie alla precipitazione di questi carburi. Quindi in realtà noi effettueremo sempre una bonifica con rinvenimento a temperature varie dipendendo dalla composizione chimica e dall'utilizzo del nostro acciaio, puntando ad avere una matrice tenace e però un'elevata durezza grazie ai tanti carburi che vengono fatti precipitare. I vari elementi di lega li vediamo qua. Carbonio arriviamo anche al 2%, cioè, ma attenzione, non ci stiamo spingendo nel campo delle ghise, perché questo carbonio ha l'effetto di formare ghisa se fosse tutto quanto non legato, ma in realtà buona parte di questo carbonio sarà legato a formare carburi. Non vi scordate, tutti gli effetti alfageno, gammageno, carburigeno, formazione di ossidi, formazione di... è sempre legato alla presenza degli elementi in soluzione solida. Quando parleremo del cromo come elemento che ci dà l'inossidabilità del nostro acciaio, noi parleremo sempre del cromo libero in soluzione solida sostituzionale. Il cromo eventualmente presente sotto forma di carburi non va conteggiato, perché è già impegnato a fare qualcos'altro. Non può formare l'ossido protettivo, ma viene a formare il carburo in quel caso. Quindi sto carbonio che vedete qua al 2%, non vi state a preoccupare,
non ci stiamo spingendo nel campo delle chise, siamo abbondantemente negli acciai perché buona parte di questo sta a formare carburo di vanadio, carburo di cromo, carburo di tungsteno, di molibdeno, quindi sarà impegnato a formare appunto questi carburi. Manganese, questo è un effetto fortemente disossidante e tutto ciò che disossida, ricordate, forma sempre una gran po' più fine, quindi questo per è sempre piuttosto utile, e agevola la formazione di carburi. Silicio più o meno la stessa cosa e ci dà anche una resistenza all'ossidazione. Scopriremo, specialmente nelle chise, che potremo avere delle leghe con tanto silicio che ci dà molta fragilità, ma ci dà una grandissima resistenza a moltissimi ambienti anche molto aggressivi. E quindi in realtà questo silicio, questo effetto di incrementare la resistenza all'attacco dell'ambiente esterno, ricordatevi che l'ossidazione non è la corrosione. La corrosione è l'attacco di un ambiente che contiene acqua sotto la forma di liquido o vapore. L'ossidazione è l'attacco di un ambiente che contiene al massimo acqua sotto forma di gas. Per capire, la corrosione è un chiodo immerso in acqua, l'ossidazione o ossidazione a caldo è la marmitta della vostra automobile che si buca, per i gas caldi che escono fuori, d'accordo? Quindi in realtà l'aspetto è parecchio diverso. Cromo arriva fino al 13%, ma qui vi ripeto, non è un discorso di inossidabilità, qui è un problema di formare tanti carburi, quindi in realtà questi valori così alti in realtà è a formare appunto più carburi che si può. Stesso discorso per il vanadio, stesso discorso per il tungsteno e molibdeno. In questo caso tungsteno e molibdeno hanno questo strano rapporto 1 a 2, cioè per quanto riguarda l'incremento di resistenza meccanica, mettere l'1% di molibdeno equivale a mettere il 2% di tungsteno. Quindi c'è questa, come dire, equivalenza abbastanza importante. Purtroppo il tungsteno non dà gli stessi effetti di molibdeno, per esempio sul problema della fragilità di rinvenimento, però per quanto riguarda l'incremento di resistenza dovuta alla formazione di carburi, l'effetto è identico. E poi, importante, ma specialmente per gli acciai ad alte prestazioni, il cobalto può arrivare fino al 20%, che non forma carburi, ve lo ricordo, ma che ha un fortissimo effetto di soluzione solida, rallentando, bloccando fortemente le dislocazioni, quindi incrementando fortemente la durezza e resistenza a trazione del nostro acciaio. Come vi ho detto, possiamo distinguere per lavorazione a freddo, a caldo o acciai rapidi. Acciai per lavorazione a freddo, di fondo sono acciai non legati, solitamente che hanno solo un bel po' di carbonio, quindi una lima per esempio ci potete fare, cioè oggetti che hanno sollecitazioni abbastanza basse. Vediamo appunto qui, a parte un po' di cromo volendo, ma elementi chimici importanti, qui qualcosina di tungsteno, non vediamo particolarità dal punto di vista della composizione, tant'è che la designazione che vediamo qua è una designazione legata agli acciai non legati, d'accordo? Quindi il 45, tungsteno, cromo, V8, lasciate perdere KU che vuol dire ad alta resilienza, insomma, ma in realtà stiamo parlando di acciai sostanzialmente non legati, dove appunto al massimo abbiamo un 1%, un 2% di cromo, tungsteno, ma niente di più. Gli acciai per lavorazione a caldo sono acciai nei quali dobbiamo avere un'insensibilità all'ingrossamento del grano. Attenzione, una buona conducibilità termica. Quando cominciamo ad avere acciai che devono lavorare ad alta temperatura, non ci scordiamo che sto calore che viene prodotto durante per esempio l'abrasione del tagliente con l'oggetto da tagliare, ci sarà sicuramente qualcosa che trasporterà. Spesso questi utensili sono raffreddati per esempio da circuiti interni, quindi in realtà la conducibilità termica sarà un aspetto importante per asportare il calore, d'accordo? In questo caso stiamo parlando di acciai che hanno elementi di lega più importanti e quindi per esempio possiamo arrivare fino all'X30 tungsteno cromo vanadio 9,3, dove appunto abbiamo il 9% circa di tungsteno, quasi il 3% di cromo e quindi tenore di elementi di lega piuttosto importanti. In questo caso, a parte questo qui in mezzo, non vediamo grandi quantità di cobalto, vediamo grandi quantità di elementi carboligeni, quindi in realtà in questo caso ci si affida molto agli elementi carboligeni per avere un'elevata durezza sostanzialmente insensibile alla temperatura. L'importante è che il processo termico sia tale per cui l'ultima temperatura di trattamento sia inferiore, l'ultima temperatura di trattamento sia superiore alla temperatura di utilizzo del nostro acciaio. Per gli acciai rapidi, come abbiamo detto, stiamo parlando invece di una categoria diversa. Qua c'è vi ho messo questa designazione qua, ma solo per rendervi esplicita la composizione chimica. In realtà in questo caso la designazione corretta è quella HS con i quattro numeri consecutivi, ricordate? Ebbene, qua vediamo tungsteno, molibdeno e vanadio, che sono gli elementi fortemente carboligeni che si associano a tenori di carbonio importanti, vediamo qua 0,78, 0,82, 1,28, con la presenza di cromo
che è sempre appunto carboligeno e che vi aiuta molto sulla temperabilità, e l'aggiunta di cobalto. Qua bisogna stare molto attenti all'equilibrio con il cobalto, perché in realtà il cobalto ci peggiora la temperabilità spostandoci il cubo CCT verso sinistra, quindi in realtà non posso aggiungere solo tanto cobalto senza aggiungerci cromo, senza aggiungerci molibdeno, cioè elementi che mi spostano le curve, più è un gioco fra chi me le sposta da una parte e chi me le sposta dall'altra. Se voglio incrementare la durezza e la resistenza del mio acciaio anche ad alta temperatura, stabilizzando il più possibile proprietà meccaniche. Qui vediamo che possiamo dividere nella classificazione fra semi rapidi, rapidi e super rapidi, a seconda della velocità di taglio, 15 metri al minuto, 30 metri al minuto, 40 metri al minuto, rispetto a un acciaio considerato standard, un acciaio abbastanza tenero chiaramente, insomma. E vediamo che appunto possiamo avere proprietà meccaniche migliori man mano che ci mettiamo dentro più roba. Quindi qui è abbastanza facile ricordarsi qual è l'effetto del nostro, della nostra composizione chimica. Quindi, per riassumere su questi acciai, acciai con elementi carboligeni, acciai che ci aiutano nella formazione di martensite, cobalto che ci dà un incremento di resistenza per soluzioni solide. Tutto questo giocando anche con il trattamento termico, tale per cui io abbia un'elevata durezza, un'elevata tenacità anche ad alta temperatura. Quindi l'ultima temperatura di rinvenimento dovrà essere più alta di quella d'utilizzo, in modo che il nostro acciaio possa funzionare al meglio senza decadere nel tempo troppo rapidamente. Gli acciai si rompono, quindi in realtà chi di voi ha fatto qualcosa attorno avrà visto delle punte che si rompono, eccetera. È normale questo, ma questo perché nel tempo comunque un decadimento delle proprietà meccaniche ci sarà. Più l'acciaio meglio è. Acciai per usi particolari, quindi in realtà qua è un po' un calderone in cui ci si mette quello che si può. Anzitutto, per esempio, acciai per impieghi a bassa temperatura. Vediamo qual è il problema della bassa temperatura. Questa è un'altra cosa che può spesso uscire all'esame e non so perché, ma spesso la sbagliate. Se questa temperatura di utilizzo, attenzione, non temperatura di rinvenimento, ma temperatura di prova, e questa è la resilienza, per un acciaio ferritico tipicamente questo è l'andamento, con una transizione che sta 0 gradi, meno 20, più o meno intorno alla temperatura ambiente, d'accordo? Andare da questa parte come temperatura d'utilizzo mi comporta il rischio di andare a finire in campo fragile, e questo non lo posso accettare, perché il mio pezzo si comporta in modo completamente diverso rispetto a una normale prova in condizioni di alta resilienza. Abbiamo gli acciai, come abbiamo detto, austenitici, che invece non hanno questa transizione, il cubico facce centrate, quindi, però questi sono ricchi per esempio in nickel, come vedremo fra poco, costano, d'accordo? Quindi in realtà il nostro obiettivo è quello di spostare, giocando sulla composizione chimica, quanto più possibile la transizione verso sinistra, e poi per impieghi chirogenici andare a usare direttamente gli acciai ossidabili austenitici. Quello appena raccontato lo vediamo qua. Posso abbassare la temperatura di utilizzo del nostro acciaio aggiungendo, man mano che posso, elementi mi stabilizzano per quanto più possibile un cubico faccio entrare a più bassa temperatura possibile, e poi per arrivare a temperature criogeniche a meno 269 gradi con gli acciai ossidabili austenitici. Negli ospedali i serbatoi che contengono ossigeno liquido sono fatti in acciaio ossidabile austenitico, che poi è quello della pentola di cucina a casa vostra, non vi aspettate niente di che cosa, insomma, stiamo parlando dello stesso acciaio con cui voi fate gli spaghetti. Un 18 cromo 10 nickel è un acciaio ossidabile austenitico che può resistere con ottime prestazioni anche a temperature particolarmente basse. E chi di voi ha fatto un po' di chimica avrà forse visto i vasi Dewar, cioè quei contenitori coinventati che vi permettono di contenere all'interno per esempio azoto liquido. Quei vasi Dewar sono il doppio strato di acciaio ossidabile austenitico. D'accordo? E quindi niente di particolare. Se andiamo invece a lavorare con temperature elevate, qui i problemi sono diversi in realtà, perché se non c'è un problema di variazione della resilienza, ma c'è tutto il mondo delle variazioni di microstruttura, c'è il mondo dell'ossidazione, c'è il mondo dello scorrimento viscoso, c'è il problema di avere una temperatura di utilizzo che sia sempre inferiore all'ultima temperatura di trattamento, che è il nostro primo limite che abbiamo. Quindi in realtà per temperature alte abbiamo queste indicazioni fino ad arrivare a 1100 gradi con gli acciai ossidabili ferritici, ma attenzione però,
Qui stiamo parlando solo degli acciai. Per temperatura molto alta abbiamo altre leghe non ferrose, abbiamo ceramici, abbiamo tanti altri materiali anche non metallici che vi possono offrire proprietà meccaniche accettabili. Molto spesso il problema sarà la transizione tra freddo e caldo. Un motore prima di accendere e andare a temperatura è freddo, d'accordo? E quindi in realtà sarà poi il problema anche di gestione del manufatto nelle sue transizioni. Meno ce ne stanno sicuramente e meglio è. Qui in questo caso parliamo di un acciaio. Metti in sottofondo Totò perché è il caso. Ogni anno chiedevo se avete visto i soliti ignoti. Ogni volta scopro un dispiacere, non sapete neanche di cosa sta parlando. Su YouTube, dove vi pare, trovate il film. Questa scena è meravigliosa perché in realtà sta raccontando, senza che nessuno se ne renda conto, un problema di metallurgia abbastanza importante, che è stato risolto per esempio con gli acciai Alfid. Questa è la scena in cui Totò sta facendo il grande esperto di casseforti e sta spiegando come perforare una cassaforte. Cassaforte che qui sta spiegando la possibilità di farla esplodere, la possibilità di perforarla, eccetera, eccetera, eccetera. Il problema delle casseforti qual è? Beh, la cassaforte deve essere una fatta in un materiale, qui sta scoprendo la cassaforte, sta mostrando appunto i vari fori che sono stati praticati, deve essere lavorabile il materiale perché dovete dargli la forma di cassaforte sostanzialmente, ma poi dopo che è stata messa in opera non volete più che sia lavorabile perché sennò altrimenti il buco viene abbastanza facilmente. Se avete per esempio un altro problema è quello delle sbarre delle prigioni, il conte di Montecristo se doveva fare il taglio delle sbarre, in realtà se l'acciaio utilizzato è quello opportuno ha grandi difficoltà a fare il taglio, perché se si usa questo acciaio che viene chiamato Alfid o acciaio al 13% di manganese, il seghetto messo magari nella torta comincia a tagliare, inizialmente riesce a tagliare senza grandi difficoltà, dopo un po' guardi il seghetto è spuntato completamente. Se vi ricordate la scena di Totò, ci sta questo pezzo in particolare dove appunto viene richiesto al Mastro Ianni di lubrificare continuamente, la lubrificazione deve essere continua e ininterrotta, questa è la frase che viene detta da Totò in questo film. Perché appunto, qual è il problema? Se io ho una sega circolare che cerca di perforare, se io faccio l'operazione nelle condizioni opportune riesco comunque a bucare il materiale, altrimenti no. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di uno strato materiale che ha un tenore di carbonio fra 1.1 e 1.4%, manganese fra 11 e 14%, è un materiale in realtà che se io tento di tagliare, perforare eccetera, inizialmente riesco a perforarlo, poi nel tempo localmente, laddove ho il contatto con abrasione e sollecitazione di urti, si forma martensite locale che diventa molto dura e distrugge l'utensile che cerca di perforarla. È uno di quei casi uno dei pochissimi casi che vedremo in questo corso, nei quali non serve solo la temperatura come parametro fisico per la trasformazione allotropica, ma c'è anche la pressione, cioè la pressione che l'utensile esercita in corrispondenza del manufatto. Quindi in realtà stiamo parlando di un acciaio che ha una lavorabilità a freddo sostanzialmente nulla. Ottima per farci casseforti e sbarre per prigioni. Cioè tutto ciò che noi preferiamo non sia lavorabile, almeno facilmente. D'accordo? Quello che viene applicato è un trattamento di fondo che poi ricorda anche un po' quello che abbiamo visto prima con Maragic, chiaramente cambiando temperature e cambiando il risultato finale, e cioè raffreddamento lentissimo dal fuso, solubilizzazione dei carburi, raffreddamenti in acqua e poi il resto avviene durante l'esercizio, cioè quando io ho il ladro che deve perforare la precipitazione avverrà durante la sollecitazione meccanica, non per motivi termici ma per motivi meccanici. Voi avete un'altra esperienza anche quotidiana, forse adesso vanno meno di moda, in realtà qualche tempo fa più di moda per le leghe a mia ora di forma, occhiali, ci si fanno contattori, ci si fanno parti per orologi, ci fanno protesi, sono quelle leghe che non solo si trasformano per temperatura, ma anche mediante deformazione plastica. Sono molto simpatici questi occhiali che li potete accartocciare e poi riscaldandoli col corpo umano, con il prodotto del corpo umano, ritornano in posizione senza grande difficoltà. Ok, acciai inossidabili, in questo caso stiamo parlando di acciai che hanno come caratteristica fondamentale la capacità di resistere all'ambiente esterno.
Inossidabile in realtà è una definizione un po' eccessiva, perché inossidabile letteralmente significherebbe non si ossida, cioè non si corrode. In realtà più correttamente andrebbero chiamati acciai ad ossidabilità controllata. Perché? Perché sono acciai che in molte condizioni, non in tutte, quindi non sono la panacea per qualsiasi problema, ma sono acciai che in molte condizioni riescono a formare uno strato di ossido superficiale, sottile, trasparente, impermeabile agli ioni e all'acqua, cioè una specie di pellicola molto adesa sul materiale, sul vostro manufatto, che impedisce, scusatemi, che rallenta fortemente l'attacco corrosivo. Voi quando avete un prodotto di corrosione lo vedete con la ruggine, sostanzialmente. La ruggine è un prodotto di corrosione pulverulento, F2O3 per esempio, che non ha alcuna capacità di incrementare la resistenza del materiale sottostante. La ruggine si sbangiucchia all'interno del manufatto perché? Perché non è uno strato protettivo che si forma sopra. Qui immaginate appunto uno stratello molto sottile, trasparente, la vostra pentola di cucina con cui fate la pasta, non vedete lo strato di ossido, d'accordo? Ma che in realtà appunto rallenta molto il processo di corrosione. Non lo blocca però, attenzione, nel tempo anche l'acciaio inossidabile, man mano l'attacco corrosivo procede, ma con velocità che sono diversi ordini di grandezza più basse rispetto alle velocità di un acciaio, chiamiamolo normale. L'elemento fondamentale è il cromo. Il limite tipico dell'inossidabilità è considerato il 12% di cromo, anche se in realtà qualche acciaio inossidabile c'è anche un 11% di cromo, quindi in realtà commercialmente potete trovare anche qualcosa che sta leggermente sotto il 12%, però in tutti i testi troverete sempre il 12% di cromo come la concentrazione minimale per definire un acciaio di tipo inossidabile. Sicuramente per capire meglio il comportamento meccanico di questi acciai dobbiamo ricordare sicuramente il diagramma ferro-cromo, ma aggiungerei anche il diagramma ferro-nickel, perché spesso vedrete il nickel svolgerà un ruolo importante, specialmente per quanto riguarda l'aspetto della resistenza meccanica. Per il nostro ferro-cromo ci ricordiamo che il cromo è un elemento fortemente alfageno. Vediamo infatti che il campo gamma, qui nel diagramma a sinistra, il campo gamma sopra circa il 12% si chiude addirittura. Oltre abbiamo cubio corpo centrato fino a fusione, senza alcuna temperatura di trasformazione. Attenti che per tenori più importanti ancora, compare questa lacuna di miscibilità sigma, che è una fase particolare. Quando si forma questa fase, il nostro acciaio si infragilisce fortemente. Ora nel diagramma binario lo vediamo per tenori di cromo molto alti, in realtà poi per le leghe reali questa fase sigma si formerà per concentrazioni anche molto più basse di cromo e anche per temperature differenti, quindi in realtà si sposterà completamente. Nel diagramma binario ferro-cromo in realtà questa lacuna sta qui, con questa zona alfa più sigma a destra e a sinistra, sopra diciamo il 25% più o meno di cromo, che non è un tenore altissimo e non è neanche bassissimo. Però c'è un intervallo nel quale io ho una perfetta possibilità di passare da temperatura ambiente fino a fusione senza che si abbia alcuna trasformazione in cubio corpo centrato. Cosa molto diversa nel caso del ferro nickel, dove abbiamo, vi ricordate, abbiamo visto prima per il maraging questi steresi, qui non viene segnalato, ma insomma vi ricordate ci sta ancora questi steresi nella trasformazione in riscaldamento o in raffreddamento, con appunto una stabilizzazione molto forte dell'austenite. Il nickel è un elemento fortemente gammaggio, quindi in realtà negli acciai inossidabili, che in molti casi hanno pure poco carbonio, in realtà sostanzialmente abbiamo a che fare con leghe ferro-cromo-nickel, nelle quali il cromo svolgerà il ruolo di alfagino, il nickel svolgerà il ruolo di gammaggino, e bisognerà vedere chi dei due vincerà. Chi dei due vincerà, in realtà ci sono anche degli altri elementi di lega, quindi in realtà tutti gli elementi di lega contribuiranno con il loro ruolo alfagino gammaggino, chi vincerà per la microstruttura finale. Viene in soccorso su questo il diagramma di Scheffler per capire quale sarà la microstruttura prevalente del nostro acciaio. Il diagramma di Scheffler è un diagramma, lo vediamo scritto lì, valido per leghe dopo solidificazione. Perché bisogna specificare questo aspetto? Intanto vediamolo, è un diagramma pseudobinario. Alle ordinate abbiamo questo strano valore del nickel equivalente, che vediamo fra poco che cos'è, e alle ascisse uno strano numero che è il cromo equivalente. Il nickel equivalente e il cromo equivalente dati come? Da queste strane formulette qua. In pratica metto dentro queste formulette
il peso, che sono delle somme algebriche, il peso che ogni elemento ha nello spostarmi in campo gammaggio, in campo malfaggio nel mio acciaio. Quindi il carbonio è 30 volte più gammaggio del nickel, per cui metterci l'1% di carbonio, non ci sta mai l'1% di carbonio nel acciaio inossidabile, come mettere il 30% di nickel dal punto di vista dell'effetto sulla microstruttura, d'accordo? Così via per il manganese. Nel caso di cromo equivalente invece sono tutti elementi che hanno una forte spinta alfagena, cromo, molibdeno, silicio, niobio. In realtà poi cambiando i testi e cambiando il diagramma di Scheffler possono esserci delle espressioni di questo nickel equivalente e cromo equivalente un po' differenti. Per esempio nel nickel equivalente può comparire l'azoto, che è un elemento fortemente alfageno, gammaggio, scusatemi. Però sostanzialmente queste sono le formulazioni più utilizzate. Come si legge questo diagramma? Vediamo, abbiamo tre zone colorate contrassegnate da una A, una M, una F. Con grande fantasia, A sta per austenite, M sta per mantensite, F sta per ferrite. Sono quelle zone nelle quali il vostro acciaio inossidabile si troverà, se formerà prevalentemente o esclusivamente austenite, mantensite o ferrite. Come faccio a determinare il nostro acciaio dove si trova? Molto semplice, ho la composizione chimica, butto le concentrazioni dei vari elementi chimici dentro queste due formulette, ascisse ordinate, trovo il punto e mi trovo dove mi trovo, d'accordo? Quindi in realtà è piuttosto semplice. Come vediamo, a parte le tre zone colorate, abbiamo poi una serie di zone biancastre. Di queste zone chiare sono zone di compresenza, ferrite martensite, martensite più ferrite, compresenza di tutte e tre le fasi, martensite austenite più martensite e austenite più ferrite. Questa in realtà è un'altra zona molto importante, che è quella caratteristica di acciai inossidabili austenoferritici, che dal punto di vista commerciale sono acciai che vi potrebbero capitare abbastanza facilmente. Quindi in realtà questa quarta zona è un'altra zona che va spesso considerata. Domanda che vi posso fare, e cioè: se andate a prendere degli acciai che sono classificati come austenitici, ne prendete la composizione chimica, la mettete in queste formulette e trovate il punto corrispondente, potreste trovare dei punti corrispondenti sul limite fra austenite e austenite più ferrite, magari un pochino dal lato austenite più ferrite. Perché? La risposta è nella velocità di raffreddamento. Questo diagramma è valido per il grezzo di fusione, cioè per un acciaio che si è raffreddato molto lentamente. Questi acciai, questo diagramma verrà utilizzato prevalentemente per caratterizzare la microstruttura di un cordone di saldatura, per questo motivo è utilizzato come grezzo di fusione. L'acciaio commerciale non è grezzo di fusione e quindi in realtà la velocità che viene raffreddata è diversa da quella di rispetto di questo diagramma e per questo motivo non vi corrisponderà la microstruttura che osservate con il punto sperimentale che voi potete mettere all'interno del diagramma di Scheffler, d'accordo? Come vi dicevo, per quanto riguarda i principali acciai che vedete in questo corso, però vi ripeto, questo aspetto non è esaustivo assolutamente degli acciai inossidabili che sono disponibili commercialmente, noi vedremo acciai inossidabili austenitici, ferritici e martensitici. Per questi in realtà commercialmente vi capiterà, piuttosto che utilizzare la normativa italiana, spesso vi capiterà di chiedere questi acciai secondo la normativa americana ISI, tradizionalmente si usa più spesso questa. Dal punto di vista concettuale la designazione americana è molto diversa rispetto a quella italiana e europea, mentre quella italiana ha l'ambizione di poter designare qualsiasi acciaio, anche un acciaio che invento, il C103. Invento il C103, ho designato acciaio al carbonio che ha l'1.03% di carbonio, ma non esiste commercialmente probabilmente. Secondo la designazione ISI, American Iron Steel Institute, abbiamo a che fare solo nella nostra designazione con acciai commercialmente disponibili. Se l'acciaio non è più commercialmente disponibile, la tabella viene ritirata, d'accordo? E va fra quelle ritirate. Quindi questa designazione, in effetti, vi darà qualche informazione sulla tipologia dell'acciaio solo in base alla serie a cui appartiene, ma poi dopodiché dovrete avere voi le informazioni dirette dalla tabella. Mi spiego meglio: se nella serie 400 ci vanno acciai inossidabili ferritici e martensitici, nella serie 300 avremo gli acciai inossidabili austenitici. Se vi dirò acciaio AILS 304, si deve prendere la tabella 304 e vedere forchette d'oscillazione di carbonio, cromo, nichel, molibdeno, eccetera, eccetera.
e avrò le forchette di oscillazione del valore massimo e minimo di R con S minimo garantito, R con M minimo garantito nelle varie condizioni di trattamento termico. D'accordo? Quindi avremo, che so, la ISI 304, la ISI 306, il 316, il 321, e sono tutte quante tabelle differenti fra loro. Stesso discorso sugli acciai ferritici e martensitici, fra poco capiremo il perché stanno nella stessa designazione, scusate, nella stessa serie, 416 eccetera, sono tutte quante tabelle nelle quali noi avremo la necessità, per poter sapere i dettagli di un determinato acciaio, andare a vedere nella tabella cosa può fare. Però vi ripeto, è interessante l'aspetto del principio che ci dà questa designazione, serie AISI, ovvero acciai commercialmente disponibili, designazione italiana o europea, che sono la stessa, acciai invece possono essere inventati e che appunto devono essere pertanto designati. Qui vediamo qualche cosa in più per quanto riguarda le microstrutture possibili. Qui vediamo per esempio un ferritico con grana tipicamente abbastanza grossolana, grani abbastanza regolari, la struttura tipica di un duplex ferrita austenite con, in questo caso, un laminato, perché mi accorgo con laminato, grani schiacciati allungati, non può essere altro. L'austenitico, da cosa distingo l'austenite dalla ferrite? Guardate qua, queste strane linee che vediamo parallele fra loro, non le abbiamo mai viste queste qui, si chiamano geminati, un modo strano di deformare il nostro acciaio, non ci approfondiamo ulteriormente. E infine, il martensitico, beh, la martensite, vi ricordate che era questa specie di aghetti, poco distinguibile fondamentalmente, ed è la microstruttura che otteniamo. Per quanto riguarda le proprietà meccaniche, guardate qua che differenze ci stanno. In basso abbiamo acciaio inossidabile, austenitico e ferritico. Cosa curiosa, facciate i motivi per cui ciò avvenga, il ferrito austenitico al 50-50 è superiore proprietà meccanica alle due fasi che lo formano, d'accordo? Martensitico austenitico e infine il martensitico, che ha le caratteristiche meccaniche più alte, ma attenzione, deformabilità che cala moltissimo, quindi in realtà più fragile, insomma. Okay? Acciai inossidabili martensitici sono acciai che prendono tempra in aria. Sono acciai che posseggono i punti A3 ed A1, quindi appunto sono ad elevata temperabilità. E vediamo qui qualcosa a proposito della loro designazione. 410, 420, 431. Di carbonio non ce n'è poco. Perché vi sto stressando questo punto? Perché in realtà una caratteristica di moltissimi acciai inossidabili, sicuramente i ferrici e gli austenitici, è che di carbonio ne sta pochissimo, dei motivi che vedremo più avanti. Carbonio in questo caso non ce n'è poco. Abbiamo poco cromo, siamo abbastanza vicini al limite di inossidabilità. Qui in questo caso c'è un pochino di nickel per migliorare un po' la proprietà meccanica, vedete qui che si va un po' più su sia di R con S che di R con M, con un allungamento a rottura che non è trascurabile, chiaramente dopo l'invenimento, però attenzione, cioè questi acciai si possono utilizzare dopo l'invenimento. L'invenimento che può essere ottimizzato perché in realtà riscaldandoli questi acciai presentano una serie di problemi, li vediamo lì sotto. Resistenza alla corrosione è più alta se si sta sotto i 430 gradi, la migliore tenacità se si rinviene fra 600 e 660 e 760, la fragilità di pavimento si ha per i movimenti tra 430 e 570, insomma normalmente questi acciai vengono rinvenuti piuttosto bassi. Rinvenendoli piuttosto bassi mantengo un valore di R con S e R con M piuttosto alto, ma proprietà meccaniche, duttilità per esempio, tenacità piuttosto basse. Vediamo che a freddo hanno una transizione, sebbene a temperatura più bassa degli acciai inossidabili ferritici, a caldo non possono essere utilizzati se non per un caso particolare, perché se sono rinvenuti piuttosto bassi non possono andare ad alta temperatura, se no distruggo la struttura martensitica e quindi a quel punto non ho più l'acciaio bonificato nelle condizioni ottimali. Il problema è molto semplice, gli acciai inossidabili tipicamente non sono caratteristici per le loro alte proprietà meccaniche, poi in realtà con le ultime generazioni si è andati a ottenere acciai inossidabili di alte prestazioni meccaniche anche, ma in realtà tradizionalmente questi acciai non hanno grandi proprietà meccaniche, spesso sono utilizzati per gli impieghi più spinti, sono utilizzati come rivestimenti. Faccio un esempio, nei reattori nucleari, uno per reattore nucleare si aspetta chissà che tipo d'acciaio, un acciaio per reattore nucleare è un acciaio normalissimo per i primi 30 cm. In realtà è un acciaio che deve avere pochi ossidi sostanzialmente, ma nulla di più, non c'è un po' di manganese, ma sono gli ultimi 5 cm interni che sono un
la colaminazione, un deposito di saldatura subacquea, sono uno strato di acciaio inossidabile austenitico che ha il ruolo di proteggere il resto del pezzo dalla corrosione. Addirittura a livello progettuale si progetta un reattore nucleare senza nemmeno considerare questi 5 cm di acciaio inossidabile, cioè si dà l'aspetto di resistenza meccanica solo ai 30 cm di acciaio al carbonio sostanzialmente, e solo questi ultimi centimetri stanno lì solamente per resistere alla corrosione, d'accordo? Perché appunto non hanno grandi capacità di resistenza meccanica, almeno nelle sue loro espressioni più classiche. Poi vi ripeto, per gli acciai ossidabili più innovativi, duplex, super duplex, iper duplex, eccetera, abbiamo valori di R1S e R1M che superano anche 1000 MPa, quindi valori anche piuttosto importanti, ma tipicamente quelli tradizionali sono piuttosto bassi. Vediamo qua negli acciai ossidabili ferritici, R con S a 230, insomma, stiamo parlando poco più del ferro puro, insomma, d'accordo? Quindi valori molto molto bassi. Per i ferritici abbiamo a che fare con un problema grosso, che è il fatto che il nostro acciaio è sempre ferritico, quindi in realtà riscaldando a varie temperature non ho trasformazione di fase. Se vi ricordate, un modo per evitare il problema dell'ingrossamento del grano era giocare sulle trasformazioni di fase. Ogni volta che ho una trasformazione di fase rinucleo da capo una fase, e si ricordava che avevamo addirittura un trattamento che giocava proprio su questo per nucleare nuova fase e rigenerare la cristallina. Quindi in questi acciai, a volte utilizzati anche ad alta temperatura, il rischio di ingrossamento del grano non è trascurabile. Vediamo poi altri due rischi piuttosto importanti. Il primo, abbiamo tanto cromo, se non ci sta il molibdeno, fragilità al rinvenimento. Il secondo, e qui l'abbiamo accennato prima nel caso del diagramma ferro-cromo, il rischio della precipitazione di fase sigma, che è una fase molto dura e molto fragile e che induce fragilità alla struttura. Si passa da 15-20% di duttilità al 2%, all'1%, d'accordo? Quindi in realtà il materiale diventa pressoché inutilizzabile. Non sono chiaramente indolibili per tempra, perché non hanno i punti di trasformazione a contrarietà comune, quindi non possiamo fare tempra su questi acciai. Sono acciai che hanno un basso carbonio. Se guardate, poi alla fine non sono molto lontani dai martensitici come composizione chimica, solo che il carbonio è molto più basso. Quindi per distinguere una ISI, un acciaio ferritico da un martensitico, il primo discrimine è il carbonio, il secondo discrimine è il cromo un po' più alto. Guardate qua, 13, 17, 26% di carbonio, di cromo, stiamo parlando di valori estremamente più alti, laddove voglio avere una resistenza a trazione un po' più importante. Per quanto riguarda la bassa temperatura non è proprio il campo loro, perché abbiamo a che fare con una resilienza che diventa nulla già sotto la temperatura ambiente, quindi stiamo parlando di valori veramente molto bassi già subito. Hanno una resistenza all'ossidazione a caldo piuttosto buona, e per il 446 possiamo arrivare fino a 1100 gradi. Chiaramente attenzione con decadimento e proprietà meccaniche, non ci scordiamo. Cioè, non scordiamo che riscaldando un acciaio, già solo in campo elastico, se questa è la curva in campo elastico a temperatura ambiente, io ho un abbassamento di E importante con la temperatura, quindi non ci scordiamo già questo, d'accordo? Non potete applicare il diagramma sigma epsilon che avete a temperatura ambiente a un acciaio che sta a 1000 gradi o a 500 gradi o a 700 gradi, perché già solo il campo elastico, il modulo di Young decade fortemente. Non scordatevi questo, che è abbastanza importante. Dei tre tipologie di acciai inossidabili che andiamo a considerare, importante sicuramente sono gli acciai inossidabili austenitici, perché sono quelli che vi danno le migliori, moltissimi ambienti, la migliore resistenza alla corrosione. In realtà hanno il loro più grosso rischio è quello della cosiddetta sensibilizzazione, che attenzione non è un trattamento termico. La sensibilizzazione è un fenomeno che avviene in questi acciai inossidabili austenitici, laddove permangono a temperature intorno ai 600-700 gradi, perché a quella temperatura, se c'è abbastanza carbonio, possono precipitare carburi di cromo a bordo grano. A bordo grano vi potete trovare con cromo libero inferiore al 12%, che è il vostro limite di inossidabilità, e in certe condizioni può partire di una cricca intergranulare che si mangia letteralmente il bordo grano, non per motivi meccanici, per motivi corrosionistici, e perde in profondità. Se poi ci sta pure un carico meccanico, quella è una cricca sollecitata. Capite bene che non è una bella cosa. Per risolvere il problema avete tre metodi. Il primo, banale, basso il carbonio, d'accordo?
Quindi in realtà, per esempio, se abbiamo a che fare con una ISDA 104, che dovrebbe essere a quelli che stanno qui da sì, per esempio questo, 0,05% di carbonio, 10% di nickel, 18% di cromo, le pentole di cucina casa vostra sto parlando, d'accordo? In realtà la pentola di cucina casa vostra non va a 800 gradi quando fate la pasta, quindi non è un problema, io ho 100 gradi, bolle. In realtà posso andare a valori più bassi di carbonio e avere il cosiddetto 304L, L maiuscolo è indicato, con grande fantasia vuol dire low carbon, oppure EL, extra low carbon, abbassando il tono di carbonio a 0,03, 0,01 e così via. Quindi valori di carbonio via via decrescenti. Perché questo valore di carbonio decrescente mi permette di superare il problema della sensibilizzazione?